Ciao a tutti, ragazze e ragazzi. Eccoci qui nella seconda guida di Hades. Oggi andremo a parlare dell'epilogo di Hades, di come raggiungere l'epilogo di tutta la storia, che incredibilmente non è proprio, posso dire, alla luce del sole, ecco, è molto celato, e soprattutto, per raggiungerlo bisogna avere molta, molta, molta pazienza. Per 10, ecco, molta pazienza. Allora, beh, non mi lo dico, ma mi sembra, naturale che questo video contenga, spoiler del gioco, quindi se non ne volete sentire o comunque non volete sapere nulla di come raggiungere l'epilogo, terminate pure la visione del video. Tutti gli altri rimangano. Allora, partiamo ovviamente dal principio. Prima di tutto, per poter raggiungere i titoli di coda, bisognerà battere Ade per 10 volte. E i titoli di coda in questo caso non segnano la fine del gioco, ma circa la metà, direi, metà gioco. Quindi una volta che avete battuto 10 volte Ade e Persefone sarà tornata alla dimora come regina dell'oltretomba, avete completato il primo step, diciamo la prima cosa. Poi, dopo queste 10 vittorie, che però non dovranno essere filate, si può vincere anche una volta sì, una no, due sì, due no, insomma, eccetera, 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 bisognerà sfuggire dagli inferi altre 10 volte. Però Ade, la sconfitta di Ade sarà richiesta una sola volta e il patto della pena non influisce, cioè potete anche non attivarlo, comunque attivare solo determinate cose, cioè il patto della pena è a parte, serve solo per riottenere le ricompense, quindi non è necessario che poi, perché si può anche fare, io l'ho fatto, ma non ce l'ho mai fatta batterlo in quella modalità. Si può ottenere anche gli estremi rimedi di livello 4, dove Ade avrà anziché due vite, ne avrà tre ed è molto più forte, molto più resistente ed è davvero difficile da battere, anche perché il terzo scontro con lui, prima di tutto, non vedrete al 100% il terreno di scontro, lui si potrà ricaricare la vita e vi farà molto più male e sarà molto più resistente ai danni. Diciamo che meno male, meno male aggiungerei, non è richiesto batterlo in quella forma, diciamo in forma super potenziata, lo si può battere anche a livello normale, ecco. Quindi il patto della pena è a parte. L'importante è sfuggire altre 10 volte oppure tentare di sfuggire 10 volte, basta che però una volta lo battiate. Ecco. Però questo si può dire che è un obiettivo un po' superfluo, diciamo, perché vi assicuro che sfuggirete molte, molte più volte. Quindi questo è quasi quasi è anche da non considerare, se vogliamo. Poi un'altra cosa richiesta è portare l'affinità di 6 dei su 9 al massimo. Qui sta un po' a voi scegliere quale dio, insomma, portare su e quale lasciare indietro. Sì, ci sono quelli più facili, quelli un po' più difficili, però in linea di massima più o meno sì, sono tutti sullo stesso piano, anche se, come avevo detto già nella precedente guida,
di mezzo c'è sempre il cosiddetto fattore fortuna. Quindi anche che voi abbiate soddisfatto i requisiti per poter portare su un dio al massimo, non è detto che questi si verifichino nell'immediato o anche nel breve termine. Cioè magari ci vuole comunque un po' perché si verifichino. Io di questi 9 dei, c'è tra Zeus, Poseidone, Atena, Afrodite, Artemide, Ares, Dioniso, Hermes e Demetra, l'unico che proprio non ho considerato è stata Afrodite. Ma perché per portare su Afrodite al massimo sono necessari Thanatos, la Megera e Dusa, cioè aver avuto le tre, insomma, relazioni del gioco con tutti e tre i personaggi, quindi avere Thanatos, la Megera e Dusa al massimo. Forse è un po' più laborioso, forse no, insomma, dipende un po' da voi. Ecco. Io, vabbè, c'è, diciamo, il precedente video che parla degli dei, di come portarli su. Però diciamo che una cosa veloce ve la dico anche qua. Allora, per portare su al massimo Zeus è necessario che sentiate 5 dialoghi che riguardino lui da altri dei. Consiglio per favorire questa cosa è avere un dono di Zeus o un potenziamento di Zeus. Poseidone, per portare su Poseidone al massimo è necessario aver pescato almeno 18 pesci e parlargli poi quando si ha un pesce nell'inventario. Però qua vi posso raccontare quello che è capitato a me: nonostante io avevo soddisfatto questi requisiti, a me non ha mai parlato di pesci o altre cose, e quindi lui da me è rimasto sempre solo bloccato a 6 cuori. Con Atena invece basta sempre vincere, sostanzialmente, comunque vincere per 3 volte. Non è chiaro non è chiaro se vince, cioè si deve vincere per 3 volte di fila o meno. Io ho visto scritto che basta vincere 3 volte, se si va a parlare da lei la run successiva alla vittoria, lei fa le congratulazioni, e se sentirete da parte sua 3 volte, le congratulazioni, alla quarta si sblocca. Con Afrodite, ve l'ho detto, serve aver completato la romance con Thanatos, Megera e Dusa. Con Artemide bisognerà solamente parlare sempre solo con lei, però bisognerà sentire dei dialoghi riguardante la sua compagna di caccia Callisto. E quindi bisogna armarsi di pazienza, perché veramente ci vorrà un bel po' di tempo, perché non è detto che vi parlerà sempre di Callisto. Non c'è nulla che può favorire ciò, tutto dipende dalla fortuna. L'unica cosa che può favorirvi è equipaggiare il suo memento. Se equipaggiate il suo memento, c'è un'alta probabilità, perché anche questo non è sempre certo, che il primo dio che vi si paleserà davanti sarà Artemide. Quindi diciamo, se equipaggiate il suo memento, uscite dalla dimora, il primo dio che incontrate è lei, e quindi se parlate spesso con lei, prima o poi vi parlerà di Callisto. Il numero delle volte non è ben chiaro, io mi ricordo sicuramente di averne contate 4, cioè 4 dialoghi su Callisto, però secondo me potrebbero essere anche 5, perché a un certo punto avevo perso il conto, un po' come Zeus sostanzialmente. Per quanto riguarda Ares, bisognerà semplicemente uccidere nemici, e quello si fa, quindi è forse il più semplice di tutti. L'unica cosa è che sempre c'è di mezzo il fattore fortuna, quindi prima di tutto dovete aver ucciso almeno
2000 nemici. Dopodiché apparirà la profezia legata ad Ares, dove vi verrà richiesto di ucciderne 10.000. Dopo che ne avete uccisi 10.000 e quindi la quest sarà completata, sta Ares poi decidere quando sbloccarsi praticamente. Però prima o poi accadrà, cioè l'importante è non arrendersi e continuare a parlare con lui. Con Dioniso, per sbloccare Dioniso, bisogna aver donato a 6 personaggi differenti, eccetto lui ovviamente, l'Ambrosia, però si intende aver portato al massimo 6 personaggi differenti, perché certi personaggi sono richieste più boccette di Ambrosia. Quindi, diciamo, per essere sicuri, vi dico, portate al massimo altri 6 personaggi e poi Dioniso si sbloccherà. Con Hermes bisognerà parlare con lui e ascoltare il dialogo giusto solo quando si è equipaggiato il suo memento, che è la piuma lucente, al grado 3 però. Deve avere 3 stelle, quindi prima equipaggiate il memento, la piuma lucente, la portate a 3 stelle, con 3 stelle poi cercate Hermes, quando lo vedete gli parlate, donate nettar, eccetera, se non l'avete già fatto, e prima o poi si sblocca. Hermes è l'unico dio ad avere 8 cuori anziché 7. Con Demetra invece, che è l'ultima, non è necessario sbloccarla per sbloccare l'epilogo, perché con lei, cioè lei sarà già pronta per l'epilogo con 6 cuori, quindi basterà donarle 6 nettari e siete già a posto. Ecco. Ah, ovviamente queste quest, queste richieste, penso sia sottointeso, cioè il gioco penso sia sottointeso che inizieranno solo quando avrete portato tutti i vari dei a 6 cuori. Cioè prima dei 6 cuori, per esempio Artemide, adesso non mi ricordo, francamente non ci ho fatto neanche caso, ma finché non ha 6 cuori Artemide non vi parlerà di Callisto. Ecco, almeno mi pare. Comunque sicuramente avere 6 cuori di un dio favorisce la comparsa dei dialoghi giusti, ecco, in generale. Ecco. Quindi, una volta che vi sarete scelti i vostri dei da portare su, sono sufficienti 6, avrete, diciamo, completato un altro passo verso l'epilogo. Poi, un altro passo è... legato agli dei, un altro passo però legato agli dei, dovrete aver esaurito i dialoghi di Demetra e Zeus su Persefone. Però ecco, questo accadrà dopo i titoli di coda, ovviamente, quando Persefone sarà tornata alla dimora. Quando Persefone sarà tornata alla dimora e voi state portando su o massimizzando Demetra e Zeus, a caso, ogni tot, loro due vi parleranno di Persefone. Quando avrete esaurito le loro linee di dialogo su Persefone, siete a posto. Però questo ovviamente non lo potete sapere, cioè non c'è un contatore. Quindi il mio consiglio, sicuramente tra i 6 dei richiesti per sbloccare l'epilogo, metteteci dentro Demetra e Zeus, obbligatori, così, e parlategli e donategli nettare, e così siete sicuri di essere a posto, perché io ho fatto così. Ci sono stati dei dialoghi su Persefone, a un certo punto ha smesso di parlare di Persefone, quindi ho immaginato che abbiano esaurito le loro linee di dialogo. E infine l'ultima, ma la, diciamo, condizione più pesante di tutti, da un certo punto di vista però è ovvio, cioè è a portare l'affinità di Persefone al massimo. Come ho detto nella precedente guida, per portare l'affinità di Persefone al massimo
bisognerà esaurire le sue linee di dialogo. E per esaurire le sue linee di dialogo saranno richieste altre 20/30 run. Quindi per questo io vi ho detto che sfuggire dagli inferi per 10 volte è un po' superfluo, perché se Persefone, come per tutti gli altri personaggi, vi parla una volta a giro, è normale, e le sue linee di dialogo sono tra le 20 e le 30, è normale che come minimo dovete aver fatto un giro, cioè 20 giri, ecco. Perciò, quindi sicuramente sfuggirete agli inferi per altre 10 volte in questi 20 giri, è il doppio. Quindi è la più lunga proprio di tutte da ovviamente portare su. È necessaria per sbloccare l'epilogo, quindi armatevi di tanta pazienza. Una volta, poi a un certo punto però, ecco, siccome questa è la storia principale, ovviamente c'è la profezia legata a questa vicenda, è la storia principale, c'è il documento in esso. Cosa succede? Una volta che avrete i sei dei, diciamo, dalla vostra, una volta che Persefone avrà esaurito linee di dialogo, lei vi chiederà di consegnare 9 missive per tutti e 9 gli dei. Quindi una volta completato, facciamo le 20 run necessarie ad aver portato su Persefone, dovrete almeno farvi altre 3 run più o meno, perché come vi ho detto potrete donare o comunque parlare a un dio solo una volta a giro. Quindi per toccare tutti gli dei con la vostra missiva, a me sono volute 3 run, e poi magari siete fortunati, non lo so, boh. Quindi una volta che avete consegnato a tutti e 9 gli dei le missive, quindi gli inviti, dovrete parlare con Persefone ed Ade, ma non è detto che i dialoghi riguardanti la trama principale siano disponibili subito. A me è successo che io avevo completato in 3 run appunto la consegna di queste missive. Poi sono tornato alla dimora. Io mi aspettavo che Persefone e Ade mi parlassero appunto degli inviti, di sta roba così eccetera. Invece loro hanno parlato di tutt'altro, quindi mi sono dovuto rifare un altro giro. Dopo finalmente si sono sbloccati. Una volta che avete parlato sia con Persefone che con Ade, la profezia praticamente è compiuta e potete vedere il filmato sul banchetto che si terrà nell'oltretomba. Ecco, è davvero davvero dura, cioè io ho fatto un po' fatica in certi tratti, è risultato pesante, perché poi almeno per quanto mi riguarda non è stato più il piacere di giocare, ma il piacere di completare una lista di cose da fare. Mi ha fatto perdere un po' il piacere, ecco, se per questo è diventato più un elenco, questo fatto, sì, questo fatto, ok, sì, ok, quello fatto, però è peccato che l'hanno messa giù in questa maniera. Secondo me potevano farlo un po' meno nascosto, visto che comunque è la fine della storia principale, non è la fine di chissà quale missione segreta, quindi è un po' più permissivo su certi aspetti, soprattutto anche questa fortuna di mezzo, forse, cioè potevano fare che magari anche più cuori aveva un determinato dio, un determinato personaggio,
più ti uscivano, c'avevi la probabilità che ti uscissero i dialoghi giusti. Ecco, invece non è così. Cioè, uno può avere anche l'affinità a 6 prima del settimo cuore, ma il personaggio in questione può tranquillamente parlarti di tutt'altro e tu rimani lì così a pregare, che preghi che la volta dopo si sblocchi. Ecco, magari. Ecco. Va bene, ragazze e ragazzi, questi sono tutti i passaggi, tutti i passi necessari a vedere l'epilogo. Spero di aver spiegato in maniera chiara e precisa. Come sempre, se non è chiaro qualcosa, di scrivere pure nei commenti. E ringrazio sempre tutti voi, e in particolare il sito The Padawans, con cui recentemente sto collaborando, che mi permette anche di redigere magari determinati argomenti in maniera più schematica e precisa. Infatti penso proprio che questa guida in particolare farò schematicamente i punti sul sito, ecco, se uno nel caso non ha voglia di starmi a sentire a parlare per boh, 20 minuti, mezz'ora. Va bene, ragazze e ragazzi, spero di essere stato chiaro e preciso. Io vi ringrazio come sempre e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.